Ma intanto partiamo dal primo tempo dove avevamo cambiato 3-4 giocatori, come si aveva annunciato ieri, se vi ricordavate. E questa volta devo dire che siamo stati bravi perché i ragazzi hanno risposto tutti bene, tutti presente. Finire il primo tempo 1-0, secondo me, è l'unico rammarico che posso dire in questo momento qui del primo tempo, perché doveva finire almeno con un doppio vantaggio per le occasioni create e per il gioco espresso. Questo è il mio pensiero, quindi abbiamo fatto veramente una prestazione di una squadra che si deve salvare con qualità, perché Sansone e penso in Maniero hanno lavorato molto bene, mettendo in difficoltà la difesa avversaria, facendole ammonire, tirando in porta almeno 5-6 volte, almeno quello che ho visto il primo tempo, poi magari rivedendo la partita forse magari dico, mi posso anche correggere. Nel secondo tempo succede che entri in campo e per i primi 10 minuti non aggredisci più e dai campo agli altri. Probabilmente questa cosa qui è l'unica cosa che bisogna far cambiare, togliere proprio dalla testa questa situazione qua, perché poi al primo tiro in porta abbiamo preso gol. Nel passato queste partite le abbiamo perse e invece devo dire che i ragazzi oggi sono rimasti dentro in partita, lottando fino all'ultimo, portando via un punto, mentre l'altra volta abbiamo fatto veramente harakiri, nel senso che abbiamo concesso le ripartenze e perso la partita, mentre oggi l'abbiamo portata a casa un punto. Sapevamo bene che un punto oggi poteva essere buono, abbiamo cercato di provare a vincerla e nel secondo tempo quello che è mancato, ripeto, quello che è mancato nel secondo tempo è aver creato delle occasioni per vincere la partita, perché non siamo stati bravi a essere pericolosi come il primo tempo. Questo è stato l'unica, le due cose che non sono andate nel verso giusto, però c'è una cosa positiva nella reazione, nel stare in partita. Questo per me è una cosa positivissima perché nelle altre partite, con il Venezia e con la Ternana, invece è successo un po' il contrario ed è quello che non doveva più succedere e oggi non è successo. Quindi anche lì, in un secondo tempo di livello un po' più basso, dove tu l'intensità l'hai abbassata a livello, insomma, fisico, però sei rimasto dentro la partita. Eh sì, però ascoltate, io ho cercato di dare. Di Maniero non parliamo. Beh, Maniero ha lavorato per la squadra molto bene. Poi capisco che magari uno dice che deve fare 3 gol a partita, ma No, ma non ha mai tirato in porta, quello che devo vi sto dire non ha dicendo, ha mai lavorato per la squadra. Infatti, bisogna cercare anche di capire uno come gioca, no? E che gioco ha. Cioè, fra Maniero e Puskas sono due caratteristiche diverse. Maniero fa giocare più la squadra, Puskas più un finalizzatore per adesso, in questo modo qua, come caratteristiche. Però io voglio soffermarmi sulla squadra, ok? Mi dite voi un primo tempo così, se gli altri lo fanno contro di noi, quando finisce la partita? Cioè noi abbiamo preso, ragazzi, un tiro in porta, il primo secondo tempo abbiamo preso gol. Gli altri, il primo tempo abbiamo preso 6 tiri in porta, 7 tiri verso la porta, da dentro l'area di rigore non siamo riusciti a chiudere la partita. Non puoi mantenere 95 minuti di quel ritmo lì. È chiaro che secondo tempo dobbiamo essere bravi a saper subito ripartire e non aspettare gli avversari. Perché aspettando gli avversari può succedere che quel gol lo prendi, come è successo. Questa è stata l'unica cosa che noi dobbiamo essere bravi a migliorare. Poi, della squadra, quando gioca in questo modo qua, sappiamo bene che ci stiamo giocando, perché noi spendiamo molte energie mentali. Voglio fare un applauso anche ai nostri tifosi che oggi hanno incitato per 95 minuti, e questo è una cosa positiva, ben sapendo che noi abbiamo due partite dove dobbiamo giocarci la nostra salvezza. Quindi la nostra chance la giochiamo in queste due partite qua. Oggi tutti volevamo vincere, il primo tempo meritavamo di vincere, il secondo tempo abbiamo meritato di pareggiare. Questo è stato penso, il giusto, perché ci sono anche gli altri, no? Il Pescara, che comunque non è che stiamo parlando di una squadra che a livello tecnico se la lasci esprimere, abbiamo visto che qualità ha. Quindi la squadra, ripeto, ha mantenuto anche la giusta concentrazione nel secondo tempo, perché in altre partite non siamo stati bravi a portarla a casa almeno un punto. No, non ho fatto fino, non è fisico. Secondo me è proprio psicologico, perché Non è fisico. già secondo e terzo minuto loro sono entrati nell'1-1 con quell'azione al settimo, ma già al secondo e terzo minuto si era visto che Che c'era eravamo l'ansia di bassi, e noi entrare. eravamo bassi e non eravamo aggressivi. Infatti qualcuno lì che strilli Allora, qualcosa di Hasselbeck al scusate telefono. ragazzi, siamo a 2 giorni dalla fine. Abbiamo 43 punti, giusto? Sì. Non abbiamo vinto certe partite che meritavamo di vincere. Parlo di Bari, nelle ultime parlo io di Bari e forse di Cremona se non succedeva magari il problema quello lì. Ogni partita per noi è sempre
una tensione, no? Una pressione. Questo, i ragazzi arrivano alla partita anche bene, perché comunque l'importante è che arrivano bene alla partita e che lottino fino al 90esimo. È chiaro che ci sono, cioè dobbiamo giocare anche con qualche, dobbiamo commettere qualche errore, c'è niente da fare, perché gli errori fanno parte anche del gioco e fanno parte anche degli avversari. Però ci sta che delle volte tirano in porta 6 volte gli avversari e la palla va fuori e la palla è al portiere, ci sta. Certe volte no, non succede, agli altri succede. Quindi manteniamo nervi saldi, ok? La testa deve rimanere sempre motivata, perché dipende da noi. Abbiamo 2 partite, tutti insieme bisogna saper soffrire, non bisogna vergognarsi se bisogna buttare una palla anche in tribuna qualche volta per portare a casa il risultato. Però l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto, perché l'atteggiamento della squadra dal primo minuto è stato propositivo e abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto vedere un bel gioco anche, che lo sappiamo fare. Dobbiamo mantenere per più minuti quel tipo di... Era la terza partita, non era facile per nessuno la terza partita, nonostante i vari cambi che avevo fatto. Però voglio dire, ci sta che comunque concedi qualcosa anche agli avversari, perché sennò non avremmo avuto 43 punti, cioè, niente da fare. Lui era un po' stanco, voleva far entrare una punta magari più fresca. Chiaramente in quel momento lì chiunque entrava probabilmente facciamo fatica. Io avevo sperato che magari un'occasione in fascia di un cross, che lui insieme a Puskas potesse fare una giocata, non c'è stata. Però non è colpa né di Lukanovic né colpa degli altri, cioè la partita ormai si era incanalata in quel modo lì, e lì la giocata era solo o su un cross o su un errore dell'avversario, come poteva essere per gli altri, o un cross o un errore nostro, se chiunque poteva vincere la partita. Perché io sono d'accordo che per vincere la partita bisogna fare di più nel secondo tempo, questo sono d'accordo con voi, bisogna fare di più per vincere la partita, ma non puoi fare 95 minuti come il primo tempo, perché cioè ragazzi siamo a fine stagione e le 3 partite, non era semplice, bisogna mantenere un po' di concentrazione e attenzione in più, soprattutto nei primi 10 minuti del secondo tempo, dove non siamo stati bravi. L'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, lo dico qua tranquillamente, però hanno lottato e lottato fino alla fine. Magari l'avessimo fatto precedentemente in qualche altra partita, oggi saremmo a parlare di altre cose.